un attimo la descrizione fisica dell'iPhone. Più o meno i pulsanti che vi indico li troviamo anche sugli altri device. Allora, vieni qua Marco, inquadrami. Ok. Cominciamo con il bordo verticale, proprio il bordo dell'iPhone. In alto a sinistra, quindi il bordo sinistro in alto, troviamo una levetta che ha varie funzioni. Principalmente azzittisce l'iPhone o attiva la suoneria. Con l'iOS 9 si può bloccare anche l'orientamento. Sull'iPad questa levetta serve proprio per blocco orientamento. Poi abbiamo i pulsanti Messaggi, livello volume. d'accordo, sei del comune notifica. Messaggi, livello d'accordo, sei del comune Ok, notifica. Pesaro. Schermo bloccato. poi sotto abbiamo il bordo dove troviamo la cuffietta per inserire la cuffietta, per collegare il caricabatteria e poi c'è la cassettina e il primo microfono. Ok, poi guardiamo il lato destro. Il lato destro sull'iPhone contiene solo il tasto di accensione. Messaggi, livello d'accordo, quattro notifiche. Messaggi, Ok. livello d'accordo, schermo bloccato. Questo tasto di accensione accende e spegne l'iPhone e lo può risvegliare anche dello standby. Sopra, il bordo corto sopra orizzontale non ha niente. Sul lato inferiore dell'iPhone abbiamo la fotocamera e poi anche davanti abbiamo la fotocamera e un altro microfono proprio sopra il touchscreen. Poi abbiamo il tasto home che svolge varie funzioni. Questi sono più o meno i pulsanti dell'iPhone. A secondo, diciamo, il device, questi pulsanti possono svolgere varie funzioni. Da notare che, per esempio, sul tasto home abbiamo anche, diciamo, il cosiddetto riconoscimento dell'impronta digitale e con l'iPhone 6, dall'iPhone 6S e 6S Plus abbiamo il Force Touch, che proprio lo schermo riconosce anche diciamo, la forza con cui si preme lo schermo, diciamo, la intensità del tocco. Tutto qua, nell'articolo trovate la descrizione un po' più dettagliati. Per adesso concludiamo il video qua.